Villa Centurione Scotto originariamente fu monastero di Santo Stefano, proprietà dei monaci del monastero di San Pietro di Savigliano. Fu acquistato dal marchese Enrico II del Carretto e donato nel 1216 alle monache dell'ordine cistercense di Santa Maria de Beton. Accanto all'originale chiesa romanica, trasformata nel 1600 in forme barocche, nel XV secolo fu aggiunto il chiostro con eleganti capitelli in pietra arenaria. In un cortile adiacente alla chiesa si trova un interessante affresco del XIV secolo, rappresentante la Madonna, Santo Stefano e la famiglia del Carretto. Nel 1802 il monastero venne soppresso e da allora è di proprietà privata. Durante i primi anni del 1900, per volontà del proprietario, marchese Carlo Centurione Scotto, i Coppedè ne curarono la ristrutturazione secondo i modelli del revival gotico rinascimentale. Tra il 1927 e il 1929, nella villa si svolsero diverse sedute spiritiche. Principale animatore di tali sedute fu il proprietario del castello, il marchese Carlo Centurione Scotto. Il marchese aveva perduto tragicamente il figlio primogenito Vittorio, il quale, avventuroso aviatore, nel 1926 era precipitato con il suo idrovolante nel lago di Varese durante gli allenamenti per una gara sportiva. Tormentato dal dolore, il marchese sperava di comunicare con il figlio defunto attraverso contatti medianici. Carlo Centurione Scotto si servì dapprima del medium americano George Valentine e in seguito, credendo di possedere egli stesso facoltà medianiche, cercò di stabilire contatti diretti con lo spirito del figlio. Il fatto più clamoroso, verificatosi durante le sedute, si ebbe il 29 luglio 1928. A un certo punto, nell'oscurità, il marchese non rispondeva più alle domande dei partecipanti alla seduta. Accesa la luce, i presenti si resero conto della sua scomparsa. Dopo lunghe ricerche, il marchese venne trovato, dal secondogenito Mino, nelle scuderie, all'interno di un box chiuso a chiave dall'esterno. Si parlò così, con grande clamore, di smaterializzazione e successiva materializzazione del marchese. Con la nostra indagine cercheremo di capire ciò che si cela all'interno delle mura di questa bellissima villa. Cercheremo di scoprire cosa accadde in realtà durante le sedute spiritiche del 1929, grazie anche ai racconti degli attuali proprietari, i signori Bruno, i quali ringraziamo per l'accoglienza e l'ospitalità. Allora, stiamo per iniziare ad esaminare la stanza principale dell'abitazione. Utilizzeremo un rilevatore di campi elettromagnetici a bassa frequenza, un rilevatore di campi elettromagnetici naturali, un geofono per controllare le vibrazioni del tavolo. Abbiamo controllato l'umidità e la temperatura. Il K2 l'abbiamo utilizzato soltanto per verificare perdite di imprese, impianti elettrici e quant'altro. Tutto verrà illuminato con i raggi ultravioletti e i raggi infrarossi. Abbiamo una fotocamera full spectrum che farà delle fotografie durante la sessione EVP. Una telecamera infrarosso che inquadra esclusivamente le apparecchiature, due registratori audio a nastro, un registratore Tascam DR5 digitale e altre tre lampade. Gianni, per le prove camminando regolati il geofono qua. Partiamo con la prima sessione EVP, siamo presenti noi del team, i proprietari sono qualche metro più in là, adesso vi pregheremo di fare silenzio. Allora, Villa Vittorio Centurione Scotto di fotografia, prima sessione EVP. State fermi, mi raccomando. Allora, c'è qualcuno qui con noi in questa stanza? Siamo venuti qui in questa splendida abitazione alla ricerca di qualche prova dell'esistenza di qualche entità di origine paranormale presente in loco. Se c'è qualcuno qui con noi, può dirci come si chiama?
Stiamo cercando lo spirito di Vittorio Centurione Scotto, morto prematuramente dopo un incidente aereo negli anni 20. Sei qui con noi, Vittorio? Ci sono delle attrezzature su questo tavolo, degli strumenti, che dovrebbero catturare la tua presenza. Puoi passare accanto a uno di loro? Senti che riaccende qua. È arrivato anche da voi? Sì, io sono nelle La finestra è chiusa? Sì. Sono nelle ginocchia, mi è arrivato. Ma di qua è arrivata, eh? Segnalo al minuto 4:45 un arrivo di corrente di aria fredda, altezza ginocchia. Chiunque tu sia, puoi dirci come ti chiami e se hai qualche messaggio da lasciarci? Al termine della prima sessione EVP, all'improvviso ho avvertito un giramento alla testa e un senso di vertigine agli occhi. Inoltre la mia macchina fotografica aveva le pile nuove, si è scaricata completamente. Siamo nella seconda sala, all'interno della vita, quella che oggi è un'area riservata al ristorante. E anche qui si dice che sono state svolte delle sedute e sono state registrate delle presenze di origine paranormale, a quanto si testimoni. C'è qualcuno che torna in questo momento? Vorremmo parlare con lo spirito di Vittorio Centurione Scotto. Sei qui con noi? Chiunque sia qui con noi può dirci come si chiama? Avete un messaggio da lasciarci? Qualcuno mi controlla i dati delle sedute, se cambia la temperatura? La temperatura adesso quant'è? 22,3 e 22,4. Ok. E non segnala niente a livello di campi elettromagnetici? No. Chiunque sia qui con noi, può dirci come si chiama? Per quanto riguarda Villa Centurione Scotto, inizierei con i ringraziare innanzitutto i proprietari, il signor Bruno, per la cordialità e l'ospitalità, e i ragazzi di Valborghi da TV, Anna, Roberto, Luca, Sara e Lorena, per l'aiuto e l'opportunità che ci hanno dato in questa avventura. Più che un'indagine, inoltre, è stato un sopralluogo, con la speranza poi magari in futuro di poterci tornare e poterci stare un po' più tempo, perché la nostra indagine si è svolta praticamente nel tardo pomeriggio, nelle 3 ore che ci sono state date dai proprietari per poter verificare quello che i racconti che si leggono online dicevano. E grazie alla testimonianza dell'ingegnere Bruno, che non si è voluto far riprendere per motivi di privacy, un po' perché il suo carattere mite non glielo consente, attraverso i suoi racconti siamo riusciti a scoprire che in realtà la seduta spiritica fatta nel 1929 dal marchese Vittorio Centurione Scotto con l'intento di evocare lo spirito del figlio morto prematuramente non fu altro che
una truffa, un mezzo subdolo per probabilmente per trovare il modo, il sistema di recuperare tutti quei soldi che aveva speculato negli anni precedenti attraverso medium sensitivi per riuscire a contattare appunto lo spirito del figlio Vittorio. Dico questo perché abbiamo scoperto che il Marchese durante quella seduta, con l'aiuto del signor Nardi, un fattore che lo aiutava nelle faccende riguardanti la villa, grazie all'aiuto di questo signore, attraverso il passaggio segreto che collegava la stanza della seduta alle stalle, lui fece credere a tutti che di essere scomparso e di essersi materializzato poi in questa stanza dove venne ritrovato successivamente. Questo ha condizionato un po' tutta quanta la nostra indagine, ma già che eravamo in loco abbiamo deciso comunque di fare due sessioni EVP monitorandole con l'attrezzatura che nel video ho elencato, per vedere se riuscivamo comunque a capire o a trovare qualcosa riguardanti questa storia. Così non è stato, sia nella stanza famosa della seduta spiritica che in un'altra stanza dove si dice siano stati anche in quelle evocati in passato lo spirito del figlio Vittorio. In entrambe le due stanze non abbiamo trovato nulla di significante, né attraverso i rilevatori dei campi elettromagnetici né attraverso quelli audio termici. L'unica cosa che sono da sottolineare, se così vogliamo dire, sono a un certo punto, al minuto 4:35 se non sbaglio, della sessione VP, tutti i partecipanti hanno la sensazione di sentire all'altezza ginocchia una corrente di aria fredda. Corrente di aria fredda che comunque non è stata testimoniata né dai rilevatori termici né dai termometri che segnalano la temperatura nella stanza. Ilaria, un membro del team, uno dei più sensibili, ha accusato un malore durante la prima sessione VP, ma non sappiamo se fosse dovuto a qualche entità presente o anche soltanto alla fatica della giornata. Comunque è un dato che dobbiamo raccogliere e testimoniare. C'è da dire che nella seconda stanza, subito a livello audio, abbiamo raccolto una risposta a una mia domanda che sembrava voler dire il nome di una persona. Poi ho scoperto che, facendo appunto analisi incrociata con altri registratori che io avevo lasciato sia nella stanza ma anche nelle zone limitrofe, poi sono riuscito a venire a capo e ho scoperto che era un effetto meccanico di una delle nostre apparecchiature che dava la sensazione di una voce che dicesse Pietro, ma invece abbiamo constatato appunto che era un rumore meccanico che si sente in tutte le registrazioni, in alcune meno bene, e quindi dà la sensazione di sentire come un nome di persona, in altre si sente meglio e si capisce che è un rumore dovuto alla nostra apparecchiatura. Per quanto riguarda altre particolarità, c'è da dire che l'orario pomeridiano non ha favorito sicuramente l'indagine, anche se la villa è situata in una zona abbastanza isolata, comunque sia i rumori esterni si sentivano anche abbastanza bene. Io sarei molto contento se in futuro ci si potesse tornare magari in un orario diverso, e anche perché comunque sia le segnalazioni dai racconti fatti sempre dall'ingegner Bruno sono non riguardanti le sedute spiritiche, ma bensì gli avvistamenti da parte di diversi testimoni di una dama bianca che sembrerebbe vista aggirarsi nella zona del vecchio convento adiacente alla villa. Ricordo infatti che la villa venne estrapolata e poi strutturata, ma comunque sia si trova all'interno di una struttura che nacque come convento nel 1200. Questa storia ci piacerebbe approfondirla ulteriormente e speriamo di avere ancora l'opportunità, attraverso questa gentile famiglia, di poter ritornare e constatare questi racconti. Come ogni indagine, fate dovuti ringraziamenti sia al mio team per il modo splendido con cui
lavoriamo ogni volta che ci si presentano occasioni come queste, e ai ragazzi della Valmormida TV e ai proprietari della villa ricordo a tutti quanti che chi volesse intraprendere attività di costante, come viene oggi denominata seguendo la moda del momento, oppure per meglio dire di ricerca su fenomeni particolari come la svolgiamo noi, ci vuole innanzitutto massima serietà, e mi raccomando, chiedete sempre l'autorizzazione da chi vi ospita, siano esse strutture pubbliche o private, avvisate le forze dell'ordine della vostra presenza in loco, di modo che se vi fosse la necessità il loro intervento sarebbe sicuramente più rapido e mirato. E nel salutare vi ricordo che le nostre indagini sono totalmente gratuite e tutto quello che volete sapere sulla Paranormal Investigation Touch lo potete trovare sul nostro sito web www.paranormalinvestigationtouch.com.